Dovremmo essere live, faccio un ultimo controllo. Ok, eccoci qua. Ciao a tutti, io sono Mianu Catenaro dell'associazione Emilio Doc, è qui con me anche la mia collega Cecilia Brugnoli e siamo qua per il quarto incontro del ciclo Younger Lab Strumenti e Formazione, un progetto di coprogettazione tra l'associazione Emilio Doc, AIGE Bologna, Formazione in Rete di Piazza Grande APS. E questa attività fa parte appunto delle varie attività messe in campo dall'Informa Giovani del Comune di Bologna e oggi parleremo di start-up e innovazione, prima con Alessandro Sartorelli, Project Manager di H-Farm Innovation e poi con Laura Guerra, Head of Innovation di Pfizer. Passo la parola adesso a Alessandro e grazie. Ciao a tutti, grazie dell'introduzione. Io sono Alessandro Sartorelli, appunto, e lavoro in H-Farm Innovation. Vi condivido la presentazione che volevo farvi vedere. Un secondo. Intanto colgo l'occasione per Ecco qua. chi vedrà dopo questo video che troverà tutto il ciclo dei nostri incontri direttamente su YouTube e che se ci sono domande possono essere fatte direttamente nei commenti del video della live. Ok, grazie mille. Allora, partiamo con una breve introduzione di che cos'è H-Farm per chi non la conosce. H-Farm è una piattaforma di innovazione e la primissima cosa è che H sta per human, quindi siamo una human factory, sostanzialmente che ruota attorno alle persone. Ma che cos'è che è H-Farm? H-Farm nasce nel 2005 con l'intenzione di ritornare ai giovani, diciamo quello che è il dare giving back dai suoi due fondatori che sono Maurizio Rossi e Riccardo Donadon, e ad oggi è appunto una piattaforma di innovazione che mixa investimenti, educazione e innovation in un'unica grande famiglia. Siamo cresciuti un passo alla volta, nel senso che nasciamo come venture incubator, quindi come investitore in startup. Contestualmente a noi nasceva Y Combinator in Silicon Valley, quindi siamo stati pionieri di questo ambito. E facevamo tagli medi investimenti in startup che ad oggi appunto ricoprono la parte di investment. Abbiamo circa una quarantina di partecipate che vengono seguite passo dopo passo. Abbiamo imparato molto in questi anni e piano piano nel 2015 ci siamo anche quotati in borsa, quindi siamo presenti nel segmento AIM della Borsa di Milano e diciamo, abbiamo avviato una serie di programmi di accelerazione con il nome H-Camp, nel quale avviavamo appunto questi programmi di accelerazione per investire direttamente nelle startup. Dal 2015 in poi ci siamo concentrati nella parte innovation, quindi nella trasformazione digitale delle aziende e nella parte education, dove adesso sostanzialmente ci stiamo concentrando con una scuola che è dall'asilo fino al master di secondo livello, quindi copre tutte le età. L'ultimo appunto traguardo raggiunto è la costruzione di questo campus che potete vedere. È un campus che è composto sia da edifici scolastici che da uno sports center. È nel cuore della Campania Veneta ed è a Catron, più precisamente, tra Treviso e Venezia. E appunto è composto da edifici scolastici e da questo sport center dove all'interno ci sono palestre, ci sono campi da padel, campi da tennis, ci sono i pump track per le BMX, eccetera. E all'interno di questa struttura appunto convive quello che vi stavo raccontando prima, cioè convivono
studenti, imprese e giovani startup. Ma più in particolare, io mi occupo appunto di H Farm Innovation, che è la parte che è di consulenza, anche se non ci piace definirci dei consulenti, che appunto ci siamo definiti una novel consultancy, dove appunto convergono pensiero, azione e creatività e processi. Ma di che cos'è che ci occupiamo? Ci occupiamo di molte cose e offriamo molti servizi alle aziende, tra cui la parte di cultura, quindi il cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni, la parte di tecnologia, quindi lo sviluppo di piattaforme, la parte di business, quindi la parte di creazione di nuovi modelli di business e di scouting di startup e di open innovation, nella quale ci concentreremo più tardi, e poi la parte di strategia e design, che sono altri due ambiti esplorati. Concentrandoci appunto nella parte di open innovation, che è un po' l'oggetto anche di questa conversazione, che poi approfondiremo ulteriormente assieme a Pfizer, partiamo da che cos'è open innovation. Quindi è la combinazione di processi interni e esterni che fanno leva su nuove tecnologie e nuovi modelli di business per appunto creare valore. Ma quali sono gli outcome che un'azienda può ricercare in un progetto di open innovation? Ce ne abbiamo analizzati, e possono essere questi quattro. Quindi il primo è avere uno sguardo verso il mercato e quindi sapere che cosa fa il mercato e come si sta muovendo. Il secondo potrebbe essere la cultura, il talent recruiting, quindi attrarre nuovi talenti, conoscere nuovi talenti e portare quel mindset all'interno della propria organizzazione. La seconda potrebbe essere, la terza potrebbe essere la parte di business development, quindi nuovi lead di business da coinvolgere, da offrire ai propri clienti, e la quarta investimenti ed M&A, quindi se incontro nella strada una startup o un'azienda che può fare al caso nostro, può essere anche acquistata eventualmente e integrata al 100%. Ma quali sono le chiavi del successo dell'open innovation? Sono quindi condividere, avere degli obiettivi condivisi, quindi definire le challenge, definire le persone che fanno parte del processo e quindi un team all'interno, che poi vedremo, all'interno del processo per appunto creare sinergie e collaborazione, e una visione comune tra le persone. Avere un'organizzazione committata, quindi avere un C-level che è committato e conosce il percorso che stiamo facendo, e i leader sostanzialmente delle linee che vengono coinvolti e che sono parte attiva. Avere un processo strutturato, quindi avere metodi, processi, ruoli, responsabilità, pianificare roadmap, avere un budget definito, degli outcome che sono misurabili, quindi avere delle metriche da misurare, lavorare per sprint, definire quelli che possono essere degli obiettivi misurabili e condivisibili soprattutto. Avere una visione di lungo periodo. Un programma di open innovation fine a se stesso non porta a ottimi risultati. Magari la prima volta che si fa un progetto di open innovation, anzi, si tende a sbagliare molte volte, e quindi è il fatto di poter riprovarci rende anche un'azienda consapevole del fatto che può migliorare e conosce anche il modo di relazionarsi, ad esempio, con startup o con società un po' più piccoline, e appunto alla lunga, nella visione di lungo termine, porta del valore.
Ma parlando un po' più nel dettaglio di startup, appunto una startup è un'organizzazione che è alla ricerca di un business model ripetibile e scalabile. Questa è una delle definizioni che si possono trovare in letteratura. Ma che cos'è un business model? Un business model è il modo in cui un'azienda crea, esprime e raccoglie valore. Quindi, in parole povere, come si fanno i soldi. Alcuni business model, ad esempio Facebook, ha un business model free, quindi noi non paghiamo per utilizzare Facebook, anche se il business model di Facebook è derivante dalla pubblicità. Un business model di Spotify, ad esempio, è freemium, lo posso utilizzare in maniera free, però posso pagare la subscription e avere usufruire del servizio a pagamento con degli servizi maggiori. Oppure Blue Apron, e quindi una subscription, qui ti arrivano delle box a casa mensilmente che puoi appunto usufruirne. Ma qual è l'obiettivo del business model nelle fasi di crescita? È verificare il funzionamento dei KPI, quindi profitti, revenue, utenti, eccetera. E questo lo si fa facendo un business model canvas, che è la primissima cosa che viene fatta dalle startup. Il business model canvas è questo template che potete vedere e che è parte, diciamo, dall'elemento centrale di value proposition, quindi dal perché, dalla proposta di valore della startup. E poi si declina rispetto a quelli che sono i clienti target e i partner target e quelli che sono poi i canali per raggiungere questi clienti e questi partner. E poi, non per ultimo, la struttura di costi e come faccio ricavi, quindi quali sono le mie fonti di ricavo. Il business model, bisogna sempre ricordarlo, che viene ogni tanto confuso, anzi molto spesso, dal business plan. Il business plan è un documento, detto in poche parole, quello che gli investitori richiedono di solito, ma che nessuno poi legge. Cioè un documento con dei numeri all'interno dove ci sono una serie di assunzioni che vengono fatte e che determinano poi i KPI per la crescita. Ma è anche vero che una startup alla fine è un'azienda giovane e quindi è all'inizio del proprio percorso. Le startup sono piccole e inizialmente vengono finanziate da un team di persone, quindi da family and friends, quindi di solito nelle primissime fasi, e offrono un servizio che non è presente all'interno del mercato oppure è presente in quantità minore, quindi vi è una reale opportunità. Ma il ciclo di vita delle startup, andando un po' più nel dettaglio, può essere rappresentato da questa fase. Quindi vedete che la primissima è la parte di ideazione, dove c'è ambizione, dove c'è l'idea, dove ci sono poche competenze, perché magari sono un team poco distribuito, non è effettivamente così distribuito, e passa poi alla fase di concetto, quindi la fase dove c'è si inizia a intravedere una mission, una vision, vengono definite le milestone, quindi gli obiettivi da raggiungere, si inizia a creare un nucleo di co-founder, quindi un team, e ci sono però sempre delle competenze abbastanza basiche nel mercato. E poi si passa alla parte del committing, quindi ok, lo facciamo, iniziamo a condividerci i valori, abbiamo un primo prodotto, che poi adesso vediamo nel dettaglio, e l'azienda inizia a essere fondata e c'è un piano di sviluppo. Il primo prodotto è l'MVP, è quello che viene definito Minimal Viable Product. E questo è un prodotto che viene nel business design, viene definito come prodotto eseguito con il minimo sforzo, nel minor tempo, e giusto per testare se la nostra idea, la nostra ipotesi iniziale è vera ed è appunto verificata. E quindi passo alla parte di validazione. Faccio il test e inizio a definire, faccio l'iterazione appunto con i miei presunti utenti, quindi dimostro la validità di quello che è il mio pensiero e magari vado effettivamente a fare questo test nel mercato. E quindi attraggo le prime risorse e soprattutto i primi KPI.
scalo, quindi cresco, e qui a questo punto diciamo ci sono due binari, cioè quello che è, si ricercano i fondi per scalare, per continuare a crescere, quindi c'è quello che ho pensato effettivamente, abbiamo pensato è vero, e quindi iniziamo a crescere, inizio a misurare i risultati e la qualità del prodotto poi migliora e il team cresce. E poi c'è la fase di stabilizzazione, cioè dove i risultati di crescita sono positivi e da qui, diciamo, se volete, si esce dallo status di startup e si entra più in uno status di azienda normale. E questo però in realtà è un po' un sogno, cioè un po' utopico poterlo raggiungere in un unico ciclo. Perché la verità in realtà è un'altra. È un'altra perché ci sono due possibilità, o nella fase di committing effettivamente non si riesce a trovare la giusta alchimia tra il team e tra i founders e quindi diciamo si torna indietro a quella che è la parte di ideazione, oppure dopo aver fatto la parte di validation effettivamente mi rendo conto che i KPI sono scarsi e che non è, diciamo, quello che ho pensato effettivamente non è appropriato per il mercato. Se si ignorano queste cose, questi messaggi, appunto alla fase di scaling si fallisce, quindi non si va oltre. Ecco, quindi quello che anche il concetto di pivot, quello di riadattarsi rispetto alle situazioni di mercato, è per le startup un approccio, veramente molto, che viene utilizzato molto spesso. E quindi dalla parte di validation si ritorna alla parte di concepting. Ma quali sono i criteri di valutazione di una startup? Perché poi noi come Inch Farm ci troviamo a valutare diverse migliaia di startup tutto l'anno per i diversi programmi di Open Innovation che facciamo. E quindi diciamo, abbiamo istituito quello che è un po' il criterio di valutazione base col quale valutiamo una startup. Quindi la primissima cosa è il team. Quindi il team è l'elemento essenziale, perché molte volte, soprattutto in fase di appunto di crescita, di definizione del concetto, il team è il composto delle persone. Quindi sono le persone che determinano le capacità di crescita o meno di una startup e il commitment da parte di tutti, quindi è la chiave principale, oltre che le competenze. Avere una soluzione che è effettivamente valida per il mercato, con una value proposition forte e decisa, quindi avere una tecnologia alla base e avere una soluzione che è più fitta con il mercato. Avere il mercato di riferimento che è pronto ad accettare quella che è la vostra offerta, quindi avere un mercato dove c'è possibilità di crescita, dove c'è spazio e dove appunto si può crescere e dove c'è la possibilità di infilarsi. E poi l'execution è la messa a terra del progetto, e quindi avere metriche, avere KPI, avere clienti e partner misurabili e avere una funding history, quindi un funding, una storia dei capitali raccolti degli investitori forti alle spalle. Ok, grazie mille e spero di essere stato sufficientemente chiaro, quindi se ci fossero delle domande non mi ricordo se sono all'inizio o alla fine. Però sono qua. Grazie mille Alessandro, sì, è stato veramente interessante il tuo intervento e sicuramente poi ci ritorneremo. Adesso passiamo la parola a Laura Guerra, Head of Innovation di Pfizer. Grazie, non riuscivo a togliere il muto.
Buonasera a tutti, sì, Laura Guerra, sono appunto la responsabile dell'innovazione del multichannel marketing in Pfizer. Pfizer è un'azienda leader tra le biofarmaceutiche al mondo e sicuramente molto impegnata sia in quello che è la ricerca, lo sviluppo, la produzione, ma anche la distribuzione dei farmaci e non solo, anche dei vaccini. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di offrire sempre, anche in modo molto innovativo, quindi anche con nuove tecnologie farmaceutiche, farmaci che possano andare a curare soprattutto le malattie che oggi non hanno una cura. Quindi c'è una grande attenzione, grandi investimenti. Lo scorso anno sono stati investiti più di 9 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Proprio per questa ricerca dell'innovazione, ovviamente, la nostra mission è quella proprio di fornire farmaci per la salute. Ovviamente dall'altro lato però vogliamo sempre più diventare un'azienda innovativa, ma innovativa anche, come si suol dire, beyond the pill, cioè al di là di quello che è solo il farmaco. E quindi la nostra attenzione va sempre più verso, diciamo, un concetto di attenzione al paziente, attenzione ai bisogni anche della classe medica. Non so se possiamo vedere le slide che mi aiutano in questo percorso. Soprattutto, ecco, quello che oggi volevo, insomma, anche grazie ad Alessandro abbiamo avuto questa storia in comune in termini di avviarci verso quella che è un programma di innovazione, di Open Innovation. Vediamo nella prossima appunto il motivo per il quale noi volevamo accelerare. Nella prossima slide vediamo che abbiamo la necessità di avere un supporto dall'esterno, ecco l'Open Innovation. Io però non vedo la prossima slide, Cecilia, non so. Sì, noi le vediamo, quindi se vuoi che andiamo avanti pure noi. Cioè, ci vai avanti tu? Sì. Ok. Ecco, vabbè, niente, è saltata una. Allora, vabbè, comunque il discorso è questo, che c'è la necessità per un'azienda molto grande che soprattutto nel farmaceutico abbiamo tantissime limitazioni, perché la nostra mission, come dicevo prima, è offrire farmaci, nasce quindi il bisogno di riguardare anche verso l'esterno. E quindi ecco è arrivato il discorso dell'Open Innovation e in azienda abbiamo deciso di creare un team, un agile team, quindi sono tutti colleghi poi guidati, diciamo, dal mio team dell'innovazione, cross funzionali, quindi con funzioni diverse e che sono capaci ovviamente di coprire un po' tutte le aree terapeutiche. E insieme a loro, che devono avere anche delle caratteristiche, sono stati scelti apposta perché sono comunque degli sperimentatori, dei pionieri e soprattutto anche con la voglia di diventare poi, diciamo, un po' degli evangelisti dell'innovazione. E quindi abbiamo deciso però che non bastavamo e che quindi avevamo bisogno del supporto di chi ne sapeva più di noi, proprio per intraprendere questo percorso. E quindi ci siamo rivolti a H-Pharma, mettendo in evidenza anche proprio quelli che erano i nostri bisogni, che poi sono i bisogni dei nostri pazienti, dei medici, della classe medica, in un ambiente più di digital health. Quindi se andiamo alla prossima, vediamo un po' come ci siamo mossi. Io purtroppo non riesco a vedere le slide via, non capisco perché. Siamo la nostra esperienza adesso. Mi tolgo l'audio così almeno posso dialogare. L'immagine che stiamo proiettando è quella della nostra esperienza. Sì, ora la vedo. Ok, grazie. Quindi che cosa abbiamo fatto? Allora, prima di tutto noi abbiamo nel nostro purpose l'obiettivo, qual è? Breakthroughs that change the patient lives. E quindi attraverso, diciamo, non solo, come dicevo prima, farmaci, ma anche diciamo, nuove tecnologie, nuove soluzioni,
aiutare ad avere un impatto sempre più positivo nella gestione della malattia dei nostri pazienti, ma soprattutto della cura. E quindi internamente abbiamo lavorato per identificare questi bisogni. Poi li abbiamo condivisi con appunto H-Farm soprattutto, ma abbiamo avuto anche l'opportunità di lavorare anche con altri acceleratori, incubatori di piccole aziende, di start-up. Abbiamo anche un tessuto, ovviamente, essendo una multinazionale, che parte dagli Stati Uniti e arriva ovviamente per noi nella nostra region, quindi soprattutto in Europa, anche la possibilità di avere altri strumenti a partire dal networking di questa Healthcare Hub, che ce ne sono sparsi appunto per tutto il mondo di Pfizer ovviamente, e anche degli strumenti, ne cito alcuni, per esempio SwitchPitch, che è una database nel quale c'è proprio una sessione che è dedicata alla nostra azienda, e quindi possiamo non solo identificare le start-up in base a quelle che sono le soluzioni di cui necessitiamo, ma abbiamo anche commenti, quindi sappiamo se il collega di un'altra nazione è già in contatto o ha avuto esperienza con quella start-up. Quindi in questo modo viene rafforzato queste attività di networking. Poi esistono altri strumenti, che quindi non so se fra di voi c'è un interesse, è bene esserci, quindi Crunchbase, piuttosto che nel passato usavamo StartGrid, sono tutti database nei quali si mettono in evidenza un po' tutte, poi magari Alessandro tu sai descriverli meglio di me, ma comunque ci sono tutte quelle le caratteristiche che poi chi un investitore vuole andare a vedere, e nel nostro caso chiedevamo appunto a H-Farm di darci tutte quelle che erano le informazioni riguardo alla startup in termini di solidità, quindi quello che appunto prima veniva descritto proprio da Alessandro. Suggerisco anche questo Venture App, è un portale in realtà, nel quale praticamente si hanno tutte le informazioni riguardo a come creare una startup, ma anche si entra nel mondo del venture capital, quindi si possono avere anche qui i nominativi, fra l'altro sono divisi per regioni, e si possano avere tutte le informazioni riguardo agli investitori. Quindi questo è i centri di ricerca, gli acceleratori, gli incubatori e via dicendo. Poi dopo si passa, una volta identificato un certo numero di startup, si arriva allo screening e poi finalmente ci si augura anche alla collaborazione. Collaborazione è un discorso vago, nel senso che ci sono tanti tipi di collaborazione. Noi per esempio abbiamo iniziato chiedendo soprattutto nello scouting delle startup che è stato fatto che fu fatto allora nella nostra prima esperienza da H-Farm, trovare delle soluzioni che fossero già realizzate. Quindi ci rivolgevamo a delle startup mature che avessero anche, magari visto che entriamo nel mondo della salute, anche delle certificazioni, quindi per esempio un digital device con una certificazione CE, piuttosto che con delle documentazioni, delle pubblicazioni ovviamente sulla validazione dello strumento stesso. Quindi questo era un po' il nostro obiettivo, ma ci sono delle realtà, e quindi posso fare degli esempi anche dei colleghi di altri paesi, che invece hanno iniziato, per esempio la Germania è stata quella che è stata più la prima in Europa a creare un healthcare hub molto consistente. Loro per esempio hanno ospitato una startup, fra l'altro danese, quindi un altro paese, nei loro uffici, e hanno iniziato a co-creare, partendo già dall'idea della startup, a co-creare la soluzione. Quindi c'era in contemporanea la co-creazione, ma anche la mentorship, c'era anche questo supporto per far comprendere sempre più alla startup che cosa vuol dire il mondo della salute, quindi con tutte quelle che sono ovviamente anche le regole. Quindi ci sono anche delle attività che hanno fatto unicamente di mentoring i nostri colleghi in altri paesi, e poi anche i contest, per esempio, quindi si creano degli eventi dove si mette in palio
taglio una somma, diciamo, un award, un premio in denaro per aiutare e favorire, diciamo, la startup nel poter poi evolvere e creare, quindi avere fondi per realizzare la loro soluzione. Addirittura la Germania, ormai l'ho presa come esempio, a un certo punto ha deciso di creare proprio mentre noi siamo un agile team, quindi facciamo anche altro nei nostri ruoli, invece loro hanno persone squisitamente dedicate e hanno incluso anche gli stabilimenti, perché quindi sono andati oltre il supporto ovviamente a trovare soluzioni per i pazienti, ma anche cercare di agevolare certi processi che avvengano all'interno degli stabilimenti, sempre più innovativi, quindi sempre più innovazione per migliorare la qualità, per avere, diciamo, anche delle soluzioni che magari in un altro momento creano delle difficoltà nelle linee produttive. Questo che cosa ci ha permesso, cioè questa esperienza che abbiamo fatto, ci ha permesso di guardare un po' più fuori dalla nostra realtà Pfizer, ma anche dal mondo farmaceutico, e quindi abbiamo iniziato a confrontarci con altri innovatori di altre industrie, di altre realtà, di realtà più consumer, e questo è stato veramente un qualcosa di importante, perché bisogna sempre avere il confronto e cercare anche di avere ispirazione dalle esperienze degli altri. E quindi abbiamo iniziato anche ad essere anche attori, abbiamo partecipato agli eventi TEDx piuttosto che Wired, insomma ci sono state tante attività, sono stata anche invitata nella giuria per partecipare alle selezioni delle startup nei contest, e tutto questo ci ha sempre più, diciamo, aperto anche la mente e avere delle visioni sempre più ampie. Infatti una cosa che voglio dire a beneficio sia delle startup nella collaborazione che anche delle corporate è proprio questo scambio di esperienze. Se la corporate può essere un mentore sulla specificità di quel mercato per la startup, dall'altro lato c'è questa le idee fresche, il cosiddetto startup thinking, un modo di pensare molto più fresco, ovviamente innovativo, ma anche per esempio la comunicazione che questi giovani, perché sono soprattutto giovani imprenditori, danno, è che magari si parte con un'idea e poi non ci si ferma lì, perché nel momento in cui entra nel mercato si può arricchire di altre caratteristiche, quindi questa idea che diventa sempre più aderente a quelli che sono i bisogni. Quindi anche questa è una cosa molto bella, cioè tante volte ci rendiamo conto che facciamo una cosa e poi la mettiamo da parte, invece è il creare sul creare che è anche molto bello. E un'altra cosa abbiamo imparato da loro è anche la gestione del fallimento. Quando tendenzialmente, anche un po' per cultura nostra italiana, quando si fallisce è sempre, diciamo, un momento down, invece con loro abbiamo imparato che, ok, dove ho sbagliato, impariamo da quello che ho sbagliato e ricominciamo per trovare la soluzione, che poi fra l'altro Alessandro ce l'ha illustrato, no, nel percorso della startup. Quindi, insomma, diciamo che per noi è stata una grande evoluzione, anche, permettetemi, culturale. Andiamo nella prossima. E qui ecco, c'ho proprio un esempio concreto che è stata appunto l'esperienza con H-Pharm. Insieme abbiamo identificato all'interno dell'azienda, con la loro facilitazione, quelle che potevano essere delle challenges, delle sfide, ma che erano appunto dei bisogni, e sicuramente per i nostri pazienti è importantissimo avere il prima possibile una diagnosi precoce, e quindi ci siamo focalizzati fra le varie, vi faccio l'esempio di questa, proprio sulla diagnosi precoce e lo screening di una patologia. Dopo un brief costruito da H-Pharm, abbiamo avuto l'opportunità, insomma, attraverso loro, di identificare 165 start-up europee, anche una, insomma, alcune di Israele, e su queste poi H-Pharm ha fatto una selezione. Da questa selezione abbiamo iniziato a partecipare anche noi come Healthcare Hub e siamo arrivati
arrivati alla fine a 6, e queste 6 abbiamo creato un evento in azienda con una giuria composta sia da persone interne ma anche esterni, esperti ovviamente nel campo sanitario, e insieme a loro abbiamo deciso insomma quali erano le vincitrici. Una di queste è Fibricheck. Chi è Fibricheck? È una startup belga che ci ha presentato un modello che poi, al di là della soluzione che abbiamo scelto, ma il modello non è stato quello che poi abbiamo implementato in Italia. Quindi anche questo è bello, no? Cioè loro l'hanno usato in Belgio attraverso un QR code su un giornale, si poteva scaricare un'app e attraverso la fotocamera dello smartphone, mettendo un dito come sto facendo io ora, si riusciva ad ottenere, diciamo, il ritmo cardiaco attraverso una tecnologia particolare, e quindi da questo si potevano identificare se c'erano delle aritmie e nel nostro caso specifico se c'era una fibrillazione. E in questo modo poi il messaggio arriva al medico, il quale eventualmente decide se c'è una fibrillazione di approfondire per fare una diagnosi, perché questo ovviamente è solo uno screening. In Belgio questo è stato fatto su un'ampia popolazione, da noi invece è stato direttamente portato alla classe medica, che l'ha utilizzato su soggetti che potevano essere a rischio per verificare poi in effetti la diagnosi. E quindi questo è stato di grande aiuto, perché il monitoraggio viene fatto tranquillamente fuori dalla struttura ospedaliera, e comunque è stato anche utilizzato, pensate, durante la pandemia, questo per far capire anche la flessibilità di certe soluzioni, per monitorare alcuni pazienti che non potevano recarsi in ospedale perché erano stati operati e quindi dovevano essere controllati, e Fibricheck è stato uno strumento idoneo in quel momento. Quindi questo, diciamo, è un po' il percorso e la flessibilità che può avere oggi una soluzione tecnologica. Andiamo avanti. Ecco, qui che cosa vi dico? Vi dico che però non esistono solo le start-up in termini di innovazione, anche se noi ovviamente abbiamo e continuiamo a identificare e a cercare start-up sempre per quello che è la soluzione che può venire offerta, ma anche proprio per il piacere di lavorare insieme. E quindi noi ci siamo anche rivolti, diciamo, verso dei mercati ben diversi da quello farmaceutico. Per esempio con la proximity marketing abbiamo visto le esperienze che venivano fatte nei supermercati. In che cosa consiste? Allora, praticamente serve un beacon, che è un cellulare, uno smartphone, nel quale smartphone deve esserci un'app ovviamente collegata, e poi anche il Bluetooth tutto acceso. Quando passi, insomma, nel supermercato di fronte a uno scaffale, ti parte una notifica e ti dice che c'è un'offerta, uno sconto su certi prodotti. Quindi sei attirato, guardi, ma sì, prendo questo. Questa tecnologia noi l'abbiamo prima provata in azienda, volevamo vedere come realmente funzionava, se era se era troppo invasiva, cioè volevamo un po' provarla su di noi. Quindi entrando in ufficio ricevevamo un buongiorno, dopodiché venivano anche date delle informazioni, se per esempio c'era il medico in quella giornata, quali erano gli orari, insomma, ecco, cose un po', insomma, se c'era un evento, qualche cosa di particolare. E addirittura l'abbiamo messo anche dove ci sono i nostri break, i nostri coffee break, quindi la macchinetta del caffè, e lì la notifica erano delle domande sulla nostra azienda, sulla storia, sui nostri prodotti e via dicendo, per incuriosire anche i colleghi. Una volta che abbiamo visto che in effetti funzionava e poteva essere utilizzato anche per scopi, diciamo, più importanti, l'abbiamo, diciamo, implementato in alcuni ospedali, dove prima di tutto c'era una grande complessità, parlo di policlinici, per cui grande complessità a raggiungere l'ambulatorio al quale il paziente doveva rivolgersi, e quindi c'era questa difficoltà a trovarlo in quale edificio, in quale posto, e quindi c'era anche
un supporto, diciamo, logistico per poter raggiungere l'ambulatorio. Ma la cosa più interessante è che nella sala d'attesa, attraverso il beacon, i pazienti ricevevano delle informazioni per essere preparati alla visita, quindi con una serie di informazioni, domande e cose che potevano poi rivolgere al medico e via dicendo. E all'uscita ricevevano anche qui sempre delle informazioni, piuttosto che fissare un appuntamento per la visita di follow-up. Quindi questo è qualcosa che infatti si chiama visita facile, che è stato utilizzato prendendo appunto spunto da altri mercati. Così un'altra che sicuramente tutti conoscete è la realtà aumentata. La realtà aumentata noi la stiamo utilizzando per alcuni prodotti che hanno, uno in particolare, che bisogna saperlo ben preparare e poi anche somministrare. C'è scritto tutto nel foglietto illustrativo, però un conto è leggere un foglietto illustrativo, insomma, scritto anche piccolino, eccetera, e un conto è inquadrare con un'app la scatola attraverso la fotocamera e veder comparire una virtual nurse, una infermiera virtuale che ti dà tutte le informazioni, che ti segue passo passo con un linguaggio anche più semplice del foglietto illustrativo e che quindi ti aiuta a comporre bene il prodotto, nonché anche a somministrarlo. Un'altra esperienza è questa di col voice marketing. Ormai la voce la stiamo utilizzando sempre di più, ora digitiamo sempre meno e parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di più. Per cui tutti i device che forniscono un assistente, diciamo, vocale, entrano sempre più nelle nostre case. E volevamo approfittare di questo per aiutare laddove serve, con dei servizi di supporto i nostri pazienti. E quindi parlo di Alexa, di questo progetto di più, che va nel campo sia dell'oncologia che delle malattie rare, e quindi attraverso dei podcast, attraverso tutta una serie di informazioni, questi pazienti possono, diciamo, comodamente a casa loro avere e ricevere 24 ore su 24 determinate informazioni in base alle domande che vengono fatte e all'offerta che viene fatta appunto dal paziente, insomma, nella richiesta, che può essere soprattutto del percorso di cura del paziente. Quindi questo è un altro esempio. Poi abbiamo tante app, come esempio vi do queste che sono dell'Edu Game, perché è sempre più difficile coinvolgere sia bimbi piccoli che adolescenti che devono avere una malattia cronica, purtroppo, e quindi per poter far sì che loro comprendano al meglio la loro malattia, ma che anche ci possa essere una condivisione, una semplificazione con i loro amici, abbiamo, ecco, con delle agenzie dedicate, creato queste edu game, queste app, questi giochi. E un ultimo esempio è questo, prendendo spunto proprio dai colleghi della Germania, abbiamo detto: ma perché limitare l'innovazione al nostro ambito? Cerchiamo di parlare. In Italia abbiamo due stabilimenti e quindi ci siamo confrontati anche con i colleghi degli stabilimenti, e anche loro hanno tanti bisogni di innovazione. Un esempio è quello delle stampanti 3D, perché loro avevano il problema di creare pezzi di ricambio, cioè il pezzo di ricambio, quindi interrompi la linea produttiva, crea dei ritardi, e quindi questo ovviamente sarebbe un problema da ovviare o almeno ridurre i tempi. Quindi se uno riuscisse a fare attraverso una stampante 3D momentaneamente, finché non arriva il pezzo di ricambio, quel pezzo, sicuramente ne risulterebbe un grandissimo vantaggio. E in quel caso noi ci siamo rivolti, abbiamo fatto solo da facilitatori, ci siamo rivolti a The Fab Lab, che non so se li conoscete, ma visto che siamo in un ambito di Emilia Romagna, anche se loro stanno a Milano, ma sono quelli che producono con le stampanti 3D gli Umarell, che quindi non so se ho pronunciato bene, però ecco, è una figura che, diciamo, in quella di Bologna è ben nota.
Quindi questi sono degli esempi, insomma, quello che voglio dire è che non è facile ovviamente fare un cambio culturale in un'azienda, diciamo, grande, composta da tantissime persone, ma sicuramente è uno sforzo che merita, perché poi ci sono grandi riconoscimenti e riconoscimenti maggiori noi l'abbiamo avuti sempre dai nostri diciamo medici e pazienti, e quindi questo è qualcosa che ci ha sempre dato la voglia, anche se non sempre è tutto facile, di andare avanti su questi progetti. Sì, chiudo con questa slide che poi per me è una fotografia, proprio che ritrae un momento dei pitch che sono stati fatti dalle startup nella nostra azienda, dove appunto ci siamo presentati a tutti come Pfizer Healthcare Hub, e anche se non si riconosce perché aveva capelli lunghi, ma sulla sinistra dello schermo compare anche Alessandro, che è stato di grande aiuto e supporto insieme a Silvia per questa manifestazione. Spero che sia stato tutto chiaro. Grazie mille Laura, grazie. Sì, magari iniziamo a fare anche un po' di confronto, no, sulle cose che avete detto. A me ad esempio mi è venuta in mente una domanda sulle start-up, no? Adesso pensando magari a dei giovani che vogliono costituirla e quindi magari sono in una fase super iniziale, no? per iniziare a fare una start-up, e chi magari è a un punto già un po' più evoluto e si propone ad esempio a un'azienda come Pfizer o altre aziende per poter fare delle collaborazioni. Quali sono magari i consigli che dareste in queste due situazioni a dei giovani che magari vogliono poter lavorare, anche se sono magari ambiti diversi, situazioni diverse, però che tipo di consigli dareste, insomma? Sì, allora come consiglio per la prima ipotesi, se fossero delle startup neocostituite, è quello di parlarne e trovare delle persone che credono nel progetto assieme a voi. Quindi fatto questo, determinare quello che è un po' il percorso che si vuole intraprendere e iniziare a testarlo. Il test, la fase di test è veramente molto molto importante e viene prima di magari andare a raccogliere denaro o magari avere la presunzione di voler avere la verità in tasca. Quindi avere la possibilità di testare, di sbagliare e poi di continuare a intraprendere, però il tema principale quando si inizia un'avventura è quello di trovare dei buoni compagni di strada. E mentre invece se fossero realtà ben più definite, entrare in contatto, ci sono vari modi per poter entrare in contatto con le aziende, ce ne sono alcune che sono tra le più diffuse, che sono appunto le call for startup. Su questo diciamo ci sono svariate opportunità che possono essere apprese, soprattutto nel mondo healthcare, che è uno dei mondi che si sta muovendo in assoluto di più rispetto ad altri in questo momento, e quindi di crederci in realtà, perché poi ci sono diversi programmi che diciamo mi è capitato di indagare non troppo tempo fa riguardo le call for startup e diciamo magari perché alcune non sono fatte proprio bene o magari non c'è un elevato commitment da parte dell'azienda, alcune aziende magari rinunciano ad applicare perché dicono magari è solamente una perdita di tempo, vogliono fare solamente show off di quanto sono bravi a fare innovazione e poi dopo non completiamo. In realtà è comunque sempre un'opportunità di business e, come abbiamo visto in questo caso ad esempio, c'è stato un approccio super pragmatico e anzi diciamo Pfizer è quello che andava a ricercare e che ha trovato e che abbiamo definito assieme in un percorso che è durato diversi mesi, ma che poi diciamo ha portato a un risultato concreto. E quindi questo è un ambito, questo è sicuramente un valore plus, un valore positivo dei programmi di innovazione, ed è quello che bisogna cogliere.
Allora, per quanto mi riguarda, quello che posso consigliare, ovviamente io parlo di un po' in generale, no? Nel farmaceutico, però insomma nelle aziende farmaceutiche, avere sempre il coraggio di inviare un curriculum. Molto spesso ovviamente si fanno delle selezioni attraverso LinkedIn, ma sempre più. Diciamo anche nella mia esperienza, nel mio team, essendo appunto di innovazione e di marketing digitale, l'età media dei miei colleghi è molto bassa, quindi siamo tra i 25 e i 30 anni, insomma. Quindi al di là, insomma, che io purtroppo alzo la media, però insomma al di là di questo, diciamo che ci sono grandi possibilità di entrare, per esempio, anche con uno stage. Gli stage durano 6 mesi e 6 mesi sono sufficienti anche per il giovane collega capire qual è quello che vuol fare. Quindi si può iniziare anche da una parte per poi vedere eventualmente anche delle opportunità. Nell'azienda stessa si spera sempre, perché ovviamente è per lui una scelta iniziale, ma anche per l'azienda che investe tempo nella formazione di un giovane appena entrato nel mondo, diciamo, del lavoro. E quindi si cerca proprio di fare in modo che ci sia poi anche la collocazione giusta. Nel mio team sono passati diversi stagisti e diciamo che poi alcuni sono rimasti e altri invece sono rimasti in azienda, nel senso che poi sono andati magari, ecco, perché poi c'è la bellezza anche della formazione, dell'educazione diversa da ingegneri a laureati in economia e commercio. Io sono una farmacista, quindi insomma c'è un po' di tutto, ma la cosa bella è che poi questi giovani hanno l'opportunità, per esempio, di andare anche in altre affiliate, insomma. Quindi questo è sicuramente qualcosa che consiglio, di avere coraggio, che non c'è nulla di male a iniziare con uno stage, si impara sempre tanto, mi farebbe piacere far parlare i miei stagisti e poi. Poi ci possono essere delle possibilità di lavoro. Purtroppo non sempre si può arrivare a prometterlo, però se c'è, diciamo, grande, si dimostra quelle che sono le capacità, la velocità di apprendimento, sicuramente sono qualcosa, e la disponibilità sicuramente sono elementi che poi si arricchiscono sempre più con le competenze. Grazie, io avevo una domanda che in realtà era sorta, insomma, parlando in altri incontri, ma che forse è il momento giusto per porla, ed è se si è una realtà, magari o un singolo, o delle realtà che non hanno una costituzione ufficiale, quindi delle realtà informali, l'idea di partecipare a degli hackathon è una possibilità che poi può permettere di sviluppare, cioè qual è la direzione di questi eventi? Allora, beh, soprattutto gli hackathon, diciamo aperti a tutti, noi ne facciamo, ne abbiamo fatti tanti nel corso degli anni e in alcuni casi c'è stata appunto la creazione di nuove start-up e di realtà che poi adesso collaborano e nascono diciamo, in contesti che sono informali, appunto. Abbiamo diversi casi, un'azienda che ad esempio ha partecipato al nostro hackathon a Roma e che poi dopo si è costituita e che si occupa di realtà aumentata e che adesso sta applicando fondamentalmente in tutti, non in tutti, mi piacerebbe ovviamente in tutti, ma in svariati ospedali sia del nord che del sud Italia. L'hackathon può essere un momento e speriamo di poterci tornare a farlo in presenza, a farne in presenza è un ottimo momento per soprattutto incontrare diverse competenze e che magari non sono facili da incrociare nel proprio contesto di vita privata. Perché si possono incontrare persone che assolutamente non si sarebbero incrociate e che magari hanno competenze in design, magari hanno competenze in sviluppo, hanno competenze magari manageriali, eccetera. Quindi
favorisce sicuramente la differenza del team nelle competenze e poi anche la possibilità di riuscirci, ecco. Noi abbiamo avuto un'esperienza di hackathon qualche anno fa, forse è stata ancora prima di iniziare a ragionare su un discorso di open innovation verso le startup, ma anche lì ovviamente ti viene dall'esterno una ventata di innovazione, quindi è sempre, fa parte di questo processo. Nel nostro caso era proprio organizzata da Pfizer, noi abbiamo proprio un team in America che si dedica agli hackathon, e questa scena bellissima dei colleghi tutti di età diverse, veramente nerd tecnologici, insomma i creativi, insomma veramente è stata una bellissima esperienza. Per fortuna io avevo paura di dover rimanerci a dormire, perché queste essendo appunto delle maratone di pensiero, invece no, per fortuna questo non è successo, però insomma siamo andati a dormire e abbiamo ricominciato il giorno dopo. È una bella esperienza, però per noi lì nel caso specifico avevamo bisogno di un'app, però ecco, su altre idee noi vorremmo andare un po' più sul concreto, cioè noi abbiamo bisogno anche un po' di velocizzare i tempi, e quindi per questo poi abbiamo preferito rivolgerci alle startup. E quindi, però sì, è una bella occasione per chi ha diciamo le potenzialità, e ci sono, credo, Alessandro, dei portali nei quali uno si può iscrivere, giusto? Sì, assolutamente, sono delle community proprio che si muovono all'interno degli hackathon, che sono più o meno attive e che appunto ne sponsorizzano poi anche la partecipazione in diverse parti d'Italia. Magari poi questo possiamo, Mianu, raccogliere le informazioni, link, e inserirli poi quando caricheremo il video. Sì. Hai qualche nome, Alessandro, magari intanto da dirci? Ma posso condividervelo e vi faccio sapere, così lo gli diamo direttamente la call to action ai partecipanti. Io avevo un'altra domanda che in realtà, vabbè, ci è arrivata in privato, non è passata da Facebook, però la domanda in realtà si collega in parte anche all'ultimo commento che Laura hai fatto, ovvero delle aziende, delle realtà vogliono investire su qualcosa di concreto. Quindi Alessandro, tu all'inizio hai detto che una parte del finanziamento, quando si vanno a cercare i soldi, si chiede alla famiglia, agli amici che ci credono, ma esistono delle realtà in cui ci si può, se per caso uno ha la sfortuna di non avere questa rete di supporto, delle realtà, dei bandi, cioè in quel caso dove si cerca, nel pubblico, nel privato o in tutte e due le situazioni può essere che si possono trovare delle risorse per arrivare a una versione beta, diciamo, del progetto? Sì, assolutamente. Allora, ci sono nel privato alcuni programmi di accelerazione che funzionano e che danno quello che è il seed investment, quindi il gettone, che di solito sono veramente bassi, perché vanno tra i 10 e i 30 mila euro indicativamente, e altrimenti si va nel pubblico, e lì ci sono tantissimi bandi europei ma anche nazionali che possono essere intrapresi da chi appunto vuole accedervi, e che sono molte volte a fondo perduto e quindi non vengono neanche richiesti. Mm-hmm. Ok. E anche in questo caso ci sono anche sì, dei contest, no? Quindi dove magari c'è un premio in denaro, sì, e quindi partecipando il vincitore o i vincitori possono ricevere questi gettoni. Sì. I contest si avvicinano a volte alla modalità degli hackathon o sono proprio pensati in maniera diversa, secondo voi? Cioè, almeno nella vostra esperienza, se avete visto eventi, situazioni di questi tipi qua. Ma allora, alcuni contest sono proprio strutturati per le startup, quindi sono proprio pensati per le startup, alcune volte le fanno sono direttamente sponsorizzati da aziende. E quindi decidono di poterci coinvestire fondamentalmente, di fare una mappatura del mercato, e contestualmente offrono un premio in denaro all'iniziativa. E diciamo, ce ne sono di diverso tipo. Ci sono alcuni
Noi ci appoggiamo e magari sono abbastanza attivi su F6S, che è F6S, che è una piattaforma basata a Londra, dove ci sono molti programmi di open innovation che sono sponsorizzati direttamente da aziende, programmi di accelerazione e appunto contest dove poter applicare, ma anche alcune opportunità di lavoro, magari dove ci sono direttamente le startup che si iscrivono. E immaginate che sia un social, come se fosse un social network delle startup, quindi alcune si iscrivono, c'è una breve descrizione, c'è una call to action al sito e chi entra, e possono essere privati o aziende, possono raccogliere informazioni in forma ovviamente gratuita e le aziende, appunto come le startup, possono anche richiedere di allargare il proprio team, e chi vuole può decidere di applicare. Un consiglio aggiuntivo è sapere bene l'inglese, perché molte volte i pitch sono richiesti in lingua inglese e quindi farli magari in 5 minuti, 7 minuti, bisogna essere veramente padroni della lingua, e anche perché così uno ha una visibilità anche verso l'esterno, insomma non limitarsi all'Italia. Ecco. Bene, mi sembra che abbiamo raccolto molte informazioni. Sì, assolutamente sì. Sì, per adesso non abbiamo altre domande, direi che possiamo anche finire qua. E ovviamente poi, come abbiamo detto, metteremo poi sul sito, oltre che il video, anche i materiali, magari poi appunto se vi vengono in mente altre cose da aggiungere che possono essere utili a tutti i ragazzi che poi ci seguono, anche per l'Informa Giovani, in modo che abbiamo così più informazioni possibili da poter condividere con loro. Io vi ringrazio e se volete aggiungere altro diteci pure, siamo qua. E siete anche noi ringraziamo, grazie dell'opportunità e niente, vi salutiamo. Va bene. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Un saluto a tutti. Grazie. Noi il prossimo incontro di questo ciclo di incontri sarà il 30 settembre insieme a CGL e Smart, parleremo di lavoro creativo e freelance, e poi invece l'ultimissimo incontro sarà il 14 ottobre insieme di nuovo a H-Farm, e parleremo però in quel caso delle professioni del futuro e anche della loro parte, diciamo, di formazione, giusto? E quindi niente, poi ci rivediamo allora nei prossimi incontri online. Grazie mille ancora a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao, arrivederci.